Inviate i vostri quesiti in materia fiscale e giuslavoristica a cristina.fiscalnews@tefchannel.it. Fiscal News risponde. Bentornati a Fiscal News per saperne di più in materia fiscale e giuslavoristica. Questa settimana i vostri quesiti. Gli argomenti che tratteremo tra poco. Il nuovo ISEE 2015. Cosa è cambiato rispetto al 2014? Dal 1 maggio 2015 l'indennità di disoccupazione introdotta con il Job Act si chiama NASPI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. I casi di oggi. Parleremo di ristrutturazione edilizia, errori del 730-2015, IMU e TASI. In studio la collega Ida Dominici, benvenuta. Grazie per l'invito. Parliamo di ISEE Università. Cosa è cambiato rispetto al 2014? Allora, per l'anno accademico 2015-2016, la domanda di iscrizione all'università deve essere corredata dell'apposita attestazione equivalente, dell'indicatore equivalente dell'università, relativa ovviamente ai redditi 2013, che deve essere certificata da un CAF, quindi dal CAF di vostra fiducia, quello che si trova sotto casa, quello da qua a cui vi siete rivolti per il 730. Potete quindi richiedere la riduzione delle tasse universitarie in base al valore che viene attestato dall'indicatore appunto ISEE, che è appunto indicatore di situazione economica equivalente. La riduzione, vi ricordo, che va da un 10% al 100%, perché le fasce di appunto che sono previste dall'università sono 5. Ricordate di indicare che la domanda va fatta esclusivamente online e di indicare il numero di protocollo che appunto trovate sull'attestazione ISEE. Quindi che cosa è cambiato rispetto all'anno precedente? Allora, diciamo che per godere di prestazioni sociali agevolate, i documenti che dovete portare al vostro centro di assistenza fiscale è giacenza del 2014, quindi quella che risulta, che si evince dal conto corrente bancario postale. Il saldo al 31 dicembre 2014, sempre con riferimento al conto corrente posseduto, nel momento in cui appunto fate appunto la vostra dichiarazione sostitutiva unica, ovviamente rapportata al 2014. Altra cosa, indicare la targa di autoveicoli o motoveicoli posseduti alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica. Ovviamente vanno indicati poi, inoltre, Ida, se lo vuoi dire, vogliamo aggiungerlo, tutte quelle cose che sono i valori posseduti, sia mobiliari. Tutti i valori, esatto. Mobiliari o mobiliari, dal conto titoli a assicurazioni, esatto. E quant'altro. Esatto, posseduti sempre alla data del 31/12/2014. Ok. Arriviamo adesso a un altro argomento molto interessante, di cui molti telespettatori mi richiedono appunto alcune delucidazioni. Dal 1 maggio 2015 l'indennità di disoccupazione introdotta con il Job Act si chiama NASPI, ovvero Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. A chi spetta? Spetta ai lavoratori dipendenti, con esclusione ovviamente di quelli agricoli del settore privato, perché vi ricordo che sono esclusi i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione, che hanno perso involontariamente il lavoro, ma anche quelli che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa, ovvero nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Questa indennità, quindi per accedere a questa indennità NASPI, sono necessarie innanzitutto 13 settimane di lavoro nell'arco degli ultimi 4 anni e 30 giorni effettive di lavoro nell'arco dell'ultimo anno. Va richiesta entro 68 giorni, vi ricordo esclusivamente online, quindi collegandovi al sito INPS o tramite il vostro PIN dispositivo se ne siete in possesso oppure tramite un patronato. E quant'è l'ammontare che viene erogato?
Allora, bisogna tenere presente che il calcolo viene effettuato, va dal 75% dell'ultima, viene calcolata la retribuzione media degli ultimi percepita negli ultimi 4 anni, diviso il numero di giornate lavorate per 4,33. Ci sono massimali? Cioè il massimale dei 1.300 euro mensili. Ricordate che potete lavorare, altra novità della NASPI, potete lavorare nel momento in cui percepite questa indennità, però per lavoro, se fate un lavoro dipendente non potete superare gli 8.000 euro. Qualora invece stiate svolgendo un'attività di lavoro autonomo, ovviamente occasionale, non potete superare i 4.800 euro. Ricordate, altra novità, che la NASPI può essere erogata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma. Parliamo adesso dei casi che sono arrivati in redazione. Vi ricordo all'indirizzo mail cristina.fiscalnews@tefchannel.it. Mi rivolgo a Ida, alla collega che ho invitato in questa settimana, insomma, Ida Dominici. Grazie. Gloria di Perugia scrive alla redazione: ricontrollando la documentazione del 7/30/2015 presentato, mi sono resa conto che non sono state inserite tutte le spese mediche, sostenute ovviamente nel 2014. È possibile rimediare a questo errore? Tranquillizziamo la nostra telespettatrice, perché si potrà recare presso il professionista che ha redatto il modello 730 e che lo ha spedito entro il mese di luglio, il quale facendo delle integrazioni, quindi presentando il modello 730 integrativo, potrà inserire questi oneri detraibili o deducibili, dai quali scaturirà un maggior credito d'imposta che verrà liquidato nel prossimo mese di novembre o di dicembre dal proprio sostituto d'imposta. Quindi lo potrà fare e potrà rimediare al proprio errore. Grazie Ida. Giovanna chiede: mi sono resa conto di aver inserito, sia io che mio marito, i figli a carico al 100%, anziché al 50%. Come si può correggere anche quest'altro errore? Si potrà correggere anche in questo caso la dichiarazione, il modello 730 che è stato spedito nel mese di luglio, ma in questo caso si dovrà presentare un modello unico integrativo entro il prossimo 30 settembre 2016, perché avendo messo a entrambi i coniugi figli interamente a carico ne scaturirà sicuramente o un minor credito oppure un maggior debito, quindi la maggiore imposta dovrà essere versata con il modello F24 insieme agli interessi e le dovute sanzioni. Grazie. E ancora, Giulia chiede: vorrei donare 1.000 euro per la sistemazione di un monumento della mia città. Cosa posso fare? Cioè, esiste un bonus? Sicuramente sì, c'è una grande novità. Il decreto legge del 31 maggio 2014 ha introdotto, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, per lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, che viene definito il cosiddetto art bonus. L'articolo 1 del citato decreto legge infatti introduce anche un regime fiscale agevolato per coloro che faranno queste erogazioni, che per l'anno 2014 e l'anno 2015 sarà pari al 65% dell'importo erogato, mentre per l'anno 2016 sarà pari al 50%. L'importante è che queste erogazioni devono essere dirette alla manutenzione, protezione e restauro di musei, di biblioteche oppure di tutti quei beni che sono un patrimonio pubblico. Grazie Ida. Susanna chiede: le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia in che misura sono previste per il 2015? Allora, grazie alla legge di stabilità 2014, che aveva prorogato una percentuale maggiore di detrazione fiscale pari al 50% su un importo massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare, anche nel 2015 avremo questa percentuale. Ricordiamo anche che la legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, sempre nel
nella misura del 50%, ma finalizzata all'arredo di mobili, oggetto della ristrutturazione, e di questo beneficio se ne potrà valere in 10 anni in radio uguale, a prescindere dall'importo che si è speso per la ristrutturazione dell'immobile. Ultima domanda. Sì. Giovanni chiede in quale misura e quando dovrà versare prossimamente l'IMU e la TASI. Allora, c'è solamente una data certa, la data è quella del 16 di dicembre. L'importo sarà in base alle delibere dei comuni, perché la prima rata nel mese di giugno l'abbiamo pagata in base alle percentuali che erano state deliberate dai comuni lo scorso anno, e adesso dovremo pagare il saldo in base a quello che hanno deliberato in questo periodo i comuni. Però la scadenza è il 16 dicembre. Ringrazio Ida per le sue delucidazioni e per la sua professionalità. Grazie Ida. Grazie a te per avermi invitato. Mi rivolgo a voi telespettatori. Intanto vi ringrazio per aver partecipato anche oggi, quindi per aver assistito a questa puntata di Fiscal News. Vi ricordo che Fiscal News, per saperne di più, vi aspetta su TEF Channel. Grazie per l'ascolto. Inviate i vostri quesiti in materia fiscale e giuslavoristica a cristina.fiscalnews@tefchannel.it. Fiscal News risponde.